riguarda la salute della disabile, noi, il sindaco diceva all'inizio, ed è importante secondo me, un altro amministratore si fa su fatti concreti, lo studio di riconoscere che il comitato ci ha visto urlandolo, chiedendolo e così via, finalmente è arrivato il master, è arrivato lo stato sviluppato. Ma i fatti concreti, caro sindaco, lo dico a lei a nome di tutta la comunità, ci sono stati nel novembre 2015 e nel maggio 2016. Lei era sindaco facente funzioni e poi sindaco eletto in questa città. Per ben due volte aveva avuto la possibilità di fare un'ordinanza di chiusura, non per una vendetta nei confronti dei disabili, ma per necessità di tutelare la salute dei suoi cittadini, di questa comunità, perché la Regione Campania le ha scritto a lei, come sindaco della città, che vi era un immediato pericolo per la vita e per la vita. E lei non ha fatto questa ordinanza, con l'altro concetto che doveva fare, aveva avuto l'opportunità di farla per la magistratura. Fortunatamente la giunta l'ha chiusa, la Cassazione nel settembre 2017 finalmente ha annullato la riapertura illegittima del riesame. E oggi stiamo pregando la magistratura e Dio, perché solo la Madonna e Dio ci possono aiutare, perché la politica non fa atti concreti di chiuderla di nuovo. Ci auguriamo che il 2017 si concluda di nuovo con la chiusura che verrà dalla magistratura e non dalla politica, che ancora una volta non fa atti a tutela della salute. Grazie. Allora, se ci con la signora accampata sotto la tela. Abbiamo sempre sostenuto che noi dobbiamo compiere, io sono un certo e compio atti correttamente formati, altrimenti il portato di un'azione io posso fare con il rischio di assicurazione demagogica che è stato svuoto da tre quarti d'ora. C'è il rischio, detto questo, c'è il rischio, non c'è detto questo. Potrebbero detto questo. Sai quanto ha, quanti anni sono i però questo sto dicendo, è vero,
sapete quante chiacchiere abbiamo ascoltato. Vero, però lo sapete? Voi non lo sapete, perciò si accendono gli altri. Perciò si accendono gli altri. Perché la gente è stanca. Noi di Rione Fratte siamo stanchi. Quando la mattina ci porti tutti. Tu hai mai fatto una passeggiata sulla Lungolino dal tratto che va a vedere con la Fiore a Cavata San Vito? Quando piove, avete fatto mettere una benzinina e c'è che la mia biglietta, ma come andrà? Panzata, la dai mica l'osso, come andrà? Pigliate sta ditta che fa di lavoro, fateli arrestare, perché non possiamo andare, chiedo scusa, da quella parte non possiamo andare a prendere il pullman la mattina. A Franca, non vogliamo un vincere un padre, che sono anni, anni. Detto questo abbiamo fatto un giorno di unione in prefettura con il sindaco, con la comandante, con l'assessore, per sgomberare il comune, perché è una lotta infinita, la quale non ci sottraiamo. Abbiamo constatato i 200.000 euro per le telecamere, la regione sta finanziando la videosorveglianza, metteremo anche questo assolutamente in quanto la regione. Se però noi ascoltiamo così, non ci ripetiamo, il parlo per ragione. Sull'aspetto della sicurezza, quello non compete a noi, però ancora una volta non ci sottraiamo. Un paio di volte io sono andato a studiare, tra virgolette, due pattuglie che erano sotto al ponte, me le sono seguite, poi sono tornate sotto al ponte a non fare niente. Ho abbassato tutti questi, mi sono presentato e ho detto per piacere fate il vostro dovere. No, ma noi stavamo, fate il vostro dovere. È chiaro che come diceva il sindaco non possiamo andare a fare i comandanti di vigile dei carabinieri, però davvero ci mettiamo tutto le prime. Sulla sicurezza è un problema generale della città su cui stiamo, credo, rispondendo abbastanza bene con il corpo. L'accattone con l'azione ci sarà sempre.